novembre per questo tipo a metà anche. Di conseguenza tutti i movimenti messi in atto nell'atto milanese, a cominciare dal Bagnoregio, così per acqua per dentro, falliscono, ma falliscono perché è la sconfitta di Garibaldi. Molto interessante, forse l'anno più eroico è quello del 1860, perché il 1860 il Viterbese ha inizio con lo sbarco dei mille. Garibaldi parte da quarto, fa la sua tappa a Talamone, e a Talamone 64 garibaldini, guidati da Carlino Cosambianchi, forse l'anima cultura, l'anima repubblicana, o forse un diversivo, quello che si è chiamato un diversivo sui testi di storia, entrano dentro lo Stato della Chiesa e il 19 maggio si scontrano a Grotte di Castro. Qual è l'esito di quella battaglia non è chiaro, perché le fonti papaline, il grande Vittorio Papalina, per le fonti garibaldine diventano una vittoria da discutere. Ma in realtà che cos'è avvenuto? Lo scontro di Grotte di Castro è il 19 maggio, ma in realtà il 13 maggio da Torino arriva la comunicazione a Ricasoli di non far penetrare i garibaldini dentro lo Stato della Chiesa, perché questo comprometterebbe i rapporti che Cavour, quindi il Regno di Sardegna, ha esattamente con la Francia. Nonostante ciò, i garibaldini entrano nel territorio pontificio, da 64 sono arrivati a circa 300, c'è questo scontro, una rapida incursione a Grotte di Castro e si riportano in territorio italiano. Appena si presentano in territorio italiano sono tutti arrestati. Pertanto, Carlino Cosambianchi, per non andare in carcere, se ne torna in Sud America, quindi ritorna, se non sbaglio, in Argentina. Non ricordo bene, e morirà due anni dopo. Però quello che è interessante, questa input di questa rivolta esterna comunque si radica sul territorio, ed è allora che si consuma una delle pagine più interessanti, perché nella battaglia di Orvieto, che in pratica vede il tentativo che mette in atto Cavour di penetrare all'interno dello Stato Pontificio, in qualche modo forse per evitare che Garibaldi dal sud si porti verso Roma, pertanto la vittoria di Castelfidardo segna in qualche modo l'altro passaggio importante, cioè vale a dire il tentativo di annettersi Orvieto. Il colonnello Luigi Masi entra in Orvieto e in questa circostanza, e poi sempre con qualche appoggio che passa attraverso Ricasoli, di Cavour, in qualche modo temporeggia, il colonnello Masi da Orvieto si porta verso Montefiascone e verso poi Viterbo. Per circa un mese, tra il 20 settembre e l'11 ottobre, Viterbo resta in mano al colonnello Masi. Quindi in pratica i volontari, perché non è l'esercito piemontese, sono volontari, che perché far entrare l'esercito piemontese significava compromettere la vicenda con la Francia. E allora devono intervenire necessariamente i volontari. E che cosa succede? Nel momento in cui Napoleone III richiama esattamente all'ordine perché lo Stato della Chiesa non si può toccare, naturalmente viene trattato. Pertanto i francesi ritorneranno con i pontifici in possesso dei territori viterbesi e naturalmente nasce la questione dei migranti. A questo punto nasce questa figura straordinaria di una patriota, la quale in pratica il marito era già un fervente mazziniano, scritto viterbese, lei è viterbese, nasce nel 1829, una famiglia di grossi possidenti, dopo l'esilio che si sono fatti, hanno perso tutto. Quindi saranno in povertà pressoché totale. Quindi una dimensione anche umana di questa esperienza, di questa poetessa, la quale non solo è molto abile nello scrivere delle poesie, poesie che hanno un forte contenuto patriottico, politico, è una fervente mazziniana, e forse questo anche in quella teoria che ha elaborato, cioè nel 1829 Mazzini, nel quale ritiene che la letteratura, l'arte, sia un mezzo di emancipazione politica, quindi come tale, molta della sua sensibilità, che è di una sensibilità di una donna, si avverte la sensibilità di una madre,
la sensibilità anche che lei ha nei confronti dei figli che vivono l'esilio passa sicuramente attraverso questa lettura che lei ha avuto per Garibaldi, scusate Di Mazzini, ma il fatto molto singolare che il marito con tutti i patrioti verdesi che le 9 ottobre sono costretti a lasciare Viterbo si portano esattamente ad Oviedo. E a questo punto il comitato di immigrazione viterbese si spacca in due gruppi, il gruppo moderato, Filo Sabaudo, che in qualche modo temporeggia, è propenso a far sì che i territori viterbesi possano essere annessi, ma con l'aiuto e il sostegno della Francia, e dall'altro invece il gruppo democratico, per la insurrezione interna. Lanzuini viene incaricata di, in pratica, raccogliere le firme per un plebiscito. Nel 2 ottobre 1860, dopo che ha raccolto queste firme, il marito è già in esilio in Oviedo, questa donna regherà lei stessa le 3.000 schede con le quali i viterbesi chiedono di essere annessi all'Italia. Pertanto c'è stato un fallito tentativo di insurrezione nella primavera del 60, allo stesso modo c'è stato un secondo tentativo, quello con il colonnello Masi, un terzo tentativo plebiscitario. Vengono consegnate le schede, il Parlamento di Torino non le prende in considerazione. Questo sempre perché c'è un problema che è collegato esattamente con la Francia. Naturalmente la donna si è fortemente compromessa con l'esperienza del plebiscito che lei stessa ha organizzato, pertanto la notte tra il 24 e il 25 dicembre 1860 la donna viene posta agli arresti. La donna viene posta agli arresti insieme al figlio che nel frattempo ha organizzato altre manifestazioni contro il governo papalino e lei, dicono le carte di polizia che sono conservate proprio a Viterbo, si finge malata perché ritiene che vi sia una grave malattia. In realtà questa malattia che lei avrebbe così manifestato di fronte ai suoi carcerieri in pratica è tutta una finzione, è una finzione straordinaria, perché la stessa donna, la stessa notte in cui lei è agli arresti, scrive una lettera molto forte al marito, scusate, che ti fa capire quale fosse l'atteggiamento di questa persona che sarebbe stata presa dal panico, dallo spavento. Lei scrive, si rivolge al marito, che viene Gigi Lodonti, lo chiama Gigi, mio caro Gigi, se mi hai amato e se mi ami, ti scongiuro di non fare alcun imprudente passo che rovinerebbe me e Nino, cioè il figlio. Non posso dettagliarti tutto, ma il fatto è che presso molti validi impegni io non sarò tradotto in carcere. E forse domani mi si vedrà. Proseguire questa giornata dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, il Comune di Castiglione e il popolo castiglionese, proprio per dare solennità e un profondo ricordo ai castiglionesi, a quegli uomini, a quei nostri concittadini che prestarono la loro azione valorosa ed eroica anche con la vita, nei movimenti che portarono all'Unità d'Italia, noi dedichiamo oggi perenne memoria a questi nostri cari concittadini, dedicando questa lapide che si unisce all'altra lapide dove già sono ricordati altri e che grazie al lavoro di ricerca e di scoperta che l'Associazione Castiglioni nel Mondo, ma anche Katia Bonifazi con il suo lavoro e il suo libro, sono riusciti a darci altri nomi
importantissimi per quel momento importante dell'Unità d'Italia, che Castiglione partecipò da protagonista. Quindi a questi nostri concittadini il ricordo perenne della nostra comunità. Invito l'assessore alla cultura a cercarmi per scoprire. Santo. Amen. Innalziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e tutti i suoi membri. Intercedono Maria Santissima e insieme con tutti i santi della nostra terra. Preghiamo e diciamo ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Per la nostra Italia, perché fedele alle sue tradizioni cristiane, con l'aiuto di San Francesco e Santa Caterina, nostri patroni, che fondano la sua millenaria civiltà, concorre efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nostra Europa, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia tra cittadini.